La mamma segreta è un momento che inizia con tanto dolore, perché una donna che decide di fare tutta la gravidanza e di partorire il proprio bambino è comunque una mamma, però decide anche di dare a questo bambino un'opportunità diversa, sicuramente migliore da quella che poteva essere prospettata, per cui è veramente un percorso virtuoso. Il percorso Mamma Segreta è un progetto promosso dalla Regione Toscana per prevenire infanticidio e abbandoni traumatici alla nascita, sostenendo le gestanti e le madri in gravi difficoltà ed evitare così che episodi drammatici come quello accaduto a Settimo Torinese, dove una donna di 34 anni ha lanciato dalla finestra il neonato, non accadano più. La mamma può fare questa scelta in qualsiasi momento. Ovviamente deve aver maturato questa sua scelta e gli operatori la accompagnano e la supportano in questo, facendo una valutazione di quelle che possono essere le alternative o altrimenti dandole la garanzia dell'assoluta segretezza. Può essere fatta sia al momento della gravidanza, quindi noi abbiamo come struttura territoriale il consultorio, o altrimenti al momento proprio del ricovero. La legge italiana permette infatti alla donna di partorire in anonimato, non riconoscendo il figlio, assicurando al bambino il diritto di crescere in una famiglia. Le tutele sono assolutamente per la mamma, che, alla quale noi garantiamo la segretezza, quindi l'anonimato, sia nella documentazione, sia nei comportamenti, ma anche la tutela di questo momento che è estremamente particolare. Questa stessa tutela la garantiamo al neonato. Al neonato, al momento della nascita, e noi attiviamo una serie di percorsi per garantire entro i 10 giorni, che sono i giorni utili per fare la denuncia della nascita all'anagrafe, di poter individuare in questo periodo una coppia affidataria che poi diventerà la coppia di adozione. Ad Arezzo dal 2001 ad oggi sono stati lasciati in ospedale dalle loro mamme subito dopo la nascita 8 neonati. Noi abbiamo una media di 1-2 donne all'anno e la tipologia è una tipologia molto varia, ci può essere la ragazza molto giovane, ci può essere anche la donna che proviene magari da realtà difficili, anche da nazioni differenti da quella italiana, o donne che invece italiana hanno anche avuto altri figli che si trovano in situazioni di grande difficoltà.